breakfast, chocolate. E parlavo francese a così. Fui la tierra che d'aggio non d'errata. Fui la tierra tu l'era non si. T'aggio non d'errata. Distrattamente a mia. Una giornata qui alla casa albergo intestata al dottor Pietro Lonardo, una giornata con Pino D'Arienzo, il cantante della trasmissione del professor Antonio Sorgente, per portare un po' di allegria agli ospiti di questa casa albergo. Noi siamo con l'amministratore Gilda Iscaro. Allora Gilda, a chi si rivolge questa casa e da quanto tempo è sorta? È nata da circa 4 anni e si rivolge alle esigenze un po' di tutti, dalle persone autosufficienti e persone comunque autonome. È prefissata comunque per il soggiorno di persone che vogliono stare a lungo termine, anche un breve periodo, quindi di conseguenza andiamo incontro più o meno alle esigenze di tutti, dei familiari, di tutto quello comunque che ci chiedono, e giorno dopo giorno cerchiamo comunque di crescere insieme a loro. Facciamo un giro di interviste tra gli anziani ospiti della casa di riposo Lonardo. Abbiamo la signora Maria. Maria, quanti anni avete? Quanti anni avete? Sono del 1916. Quindi avete 96 anni. Da quanto tempo siete qui in questa casa di riposo?
No, io sapete perché sto qua? Perché i miei fratelli si erano sposati, sorella. Allora io ero rimasta sola nella casa di mia proprietà. E allora un giorno cadde nell'ascensore, E allora chiamai a mio fratello, che è il dottor Felipe specialista. E allora mio fratello venne e mi portò all'ospedale civile per vedere se mi era fatto qualche cosa alla schiena. Mi fece fare, non so come si chiama, la radiografia. La radiografia alla schiena. Grazie a Dio non mi era fatto niente. Però era andato con la testa vicina al muro alla televisione. E quindi io mi dovevo dare a mangiare mio fratello con un cucchiaio. Allora disse, lui si era sposato, disse allora io ti porto a una, come si chiama? In una casa di accoglienza. Aspettate, non so questo come si chiama. Leonardo. La clinica Leonardo. E mi ha portato qua, non perché io... Dice, tu solo non ci puoi stare, io sono sposata, lui era giovane, faceva ancora le visite, non posso stare con te, tu con me non puoi stare. E allora mi ha portato qua, però mi trovo molto bene perché non ci manca niente. Pure il personale è molto buono, attivo. E voi siete molto legata alla signora, che prego di venire a fianco a me, giusto per presentare... No, poi c'è la signora Angela che ci fa dire il rosario e ci aumenta la fede, perché io sono molto cattolica e religiosa, però amo il Signore più di tutto e penso sempre alla salvezza dell'anima e prego sempre per le anime sante del purgatorio, dei miei antenati e anche delle anime abbandonate. Mi piace molto la preghiera, perché la preghiera mi dà forza di sopportare tutte le contrarietà, e questo ci sta. Però io sono contenta moltissimo della signora Angela. Quando è di turno la signora Angela ci fa dire il rosario, ci fa fare le preghiere, poi è molto buona anche per tutti quelli che stanno ricoverati qua. Io mi trovo bene e sono parecchi anni. Ecco, signora Angela, la signora Maria l'ha chiamata spesso in causa. Non mi trovo contento, mi trovo contentissima e felicissima. Ecco, e questa è una bella soddisfazione per voi operatori, sì, di questa casa di accoglienza, chiamiamola così. Allora, signora Angela, da quanto tempo lavora qui? Da quando ha aperto, sì, circa 3 anni fa. E cerchiamo soprattutto di dare amore a queste persone anziane, accoglienza, e di farli sentire in famiglia, come una famiglia, perché per loro alla fine vogliono solo amore e da noi quelle piccole cose che un vecchietto in casa chiede, insomma. Ecco, che cosa lei dà tanto, almeno da quello che abbiamo sentito dalla signora Maria, ma che cosa ha lei in cambio da queste persone? Tanto amore, tante, loro mi dicono le loro esperienze di vita, per me arricchire la mia vita con loro, sì, proprio sono contentissima. Poi per noi vecchietti qua dentro sono come i bambini, proprio giocano, cantano, ballano, hanno i loro momenti, non è che... però comunque siamo una famiglia, ecco, più che altro. Però alcune parole hanno un significato quando vengono espresse in dialetto, perché se io vi dicessi in italiano il vascio, lui non sa che è brunetto, no? No, invece non è brunetto, perché il vascio sono quei locali che una volta ci stanno, ma ci stanno tutt'ora, perché la fine che faremo è l'ultima delle vasce, un'altra volta. Quindi è una canzone che parla di un amore di un ragazzo di nobile origine che si innamora di una ragazza che è figlia di vasciaioli. Un padre fa un bagliaseggio, figuratevi una volta. Ma un bagliaseggio giusto a ciò che se ne è rimasto. Ma noi comunque vi presentiamo questa canzone. Ma chi sta di traversa c'è la vera, ma come se ci capisca valere.
signora vanno del pastraccio, e sì signora vanno del pagliaseggio, ma la parte della figlia è la vera della figlia, il cacciato di anima. Ed un'altra ospite giovane di spirito, la signora Bianca, nonostante i suoi 90 anni, parla francese ed è molto molto attiva. Très bien. Parla benissimo francese. Très bien. Signora, da quanto tempo è qui ospite? Qua, saranno anni proprio, anni. Mi trovo benissimo qua con queste persone così gentili, così. Sì. Come passa il suo tempo? Passo quasi sempre qui, insieme a loro, scherziamo, usciamo, ci divertiamo, ecco, facciamo tante cose. Il segreto per restare così giovanile come lei, nonostante 90 anni? Beh, c'è questo, che io non comincio a dire, Dio mio, passano gli anni, non ci penso, questo è il mio segreto, non ci penso. E quindi vado avanti sempre come se fossi giovane. Infatti non ricordava neanche di averli 90 anni. No, 90 anni io, non me lo ricordo proprio, ma è vero? Sì, è vero. È dolcissima la signora Bianca. Io sono gemella, quindi c'è un altro di 90 anni però. Sì, c'è una gemella che hanno festeggiato insieme qui. Quindi 90 e 90, c'è 80. Quindi avete festeggiato qui insieme? Sì, senz'altro. Allora, questo poco è meno allegro, eh? Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così si vuole tutta sempre morire, non morisce e non mi fai capire perché. E tu la moda sola si vuole tu stai tremando. Altro ospite, stavolta intervistiamo un uomo, il signor Antonio Testa. Anche lei non dimostra l'età che ha, diciamo quanti anni ha. Io 75, ho 7 mesi che sto qua e quindi sono rinato. Pensate, per solo un particolare, venni qua che pesava 49 kg da un intervento che hai fatto all'asportazione della vescica e turista. Ora mi sento benissimo. Questa non è una casa di riposo, è una casa d'albergo di simpatia. Tutti bravi, tutti ci trattano bene, ognuno un problema ce l'ha,
chi ha bisogno di un aiuto, tutti, bravi, bravi tutti quanti. Ha qualche hobby particolare? Io sono tifoso del Napoli e la mia canzone piace male a filmare, è una canzone diciamo tipica di Totò. Ho avuto un problema familiare, però mi trovo bene, che la struttura è buona, è ottima, il personale non ne parliamo, alla mia età mi trovo bene, arrivai a 49 kg e mono peso un po' di più. Signor Antonio, il Napoli le sta dando parecchie soddisfazioni. Io sono tifoso di Lavezzi, Cavani, e nel mese di maggio, quando sta per terminare il campionato, se posso, vado con mio nipote Gianni Testa, che è un grandissimo giocatore, tifoso come me, ma va a vedere San Paolo. Qui con chi segue le partite? C'è qualche amico del cuore con cui? Vanno su Skype dal bar, no? Però se la vanno io, ho questa della stanza mia con me, ci vediamo, scendo giù con la televisione un po' più grande. E va. Cioè io qua è una casa che sono risorto qua. Ecco, e il compagno di stanza è il signor? Biagio. Biagio? Castaldo. Quanti anni ha signor Biagio? 61. Io forse sono uno dei più giovanotti che sto qua dentro. E devo dire la verità, consigliato da lui, che si è trovato benissimo, ma non vogliamo fare troppo pubblicità, però veramente consigliato da lui che si è trovato benissimo, mi ha detto di venire a vedere e provare. E devo dire, sto da poco, sono una ventina di giorni, e devo dire la verità che l'accoglienza che c'è qui, come personale, come cibo, come tutto, sono rinato anch'io, sono rinato veramente. Cure mediche, ma tutto, e veramente e gli do ragione, perché veramente mi trovo bene. Ecco, diciamo la verità, c'è anche il signor Antonio che la fa divertire con la sua passione del Napoli. Noi siamo di Ceppalone, la struttura di Ceppalone, siamo noi, lui si vengono tutto da fuori, però c'è molta simpatia qua. Diciamo che ho trovato anche lui che, come si dice, spianato un po' la strada, boh. Cioè mi ha fatto trovare tutto facile, tutto semplice, perché quando io intuisco quando succede qualche cosa, no? Allora cerco di mettere pace, questi anziani un po' più di me, per niente fanno, e io cerco di... A volte c'è qualche contrasto che nasce da piccolezza, perché uno poi qua in casa non è che c'ha molto da... E lui veramente c'è rimasto d'occhio professionale, perché faceva 30 anni... Nelle carceri mai a fare servizio, però no, dentro e quindi c'ha l'occhio veramente clinico per stabilire dove c'è il contrasto e riesce anche a sanarlo, quindi dà pure una mano in effetti. Però tornando a me, devo dire la verità, mi ha dato un buon consiglio e ho accettato con piacere, che lo ringrazio, ecco, questo è tutto. Yeah.
sono con il nostro Pino D'Arienzo, dico nostro perché ormai fa parte della famiglia di LTV. Allora Pino, oggi questa giornata bellissima, che cosa provi tu in genere? Canti per occasioni, per trasmissioni, però questi momenti sono particolari, immagino. È una giornata particolare perché facciamo un'opera, non dico di bene, però cerchiamo di dare un po' di sollievo a queste persone che vivono in queste comunità. Anche se hanno tutti i comfort, però chiaramente manca sempre loro la famiglia e quindi noi vogliamo creare un'atmosfera un po' più familiare in modo che non si sentano così soli e questo è lo scopo di questa... Ecco, ci hanno accolto benissimo, devo dire. Sì, sì, difatti sono molto ospitali e sono molto fieri di fare questo lavoro perché c'è gente anche che lo fa però non ha il piacere di farlo, invece loro sono proprio come se fossero predestinati nel fare questo tipo di lavoro. La signora Maria Crisci, lei ha 74 anni, è una delle più giovani di questa casa di riposo. Sono in debiti. Sono in debiti. Ma oggi è il suo compleanno? No, ah, compleanno è tra qualche... È il compleanno di tutti. Oggi c'è una bella festa qui. Festeggiamo anche il suo compleanno, anche se è tra qualche giorno. Che già fa? Aspettate, scusate, spegnete la candelina. Forza. Okay. Soffiate voi. Soffiate, bravo! Bravo! Fosfato promotere visionati tra 003 e piglia dalla pastiglia senta a me in oscuro una gatta ma sta calda una salta dolce dolce ma guarda se fuscia in aria e fa senta a me la cacca senta a me la cacca dolce un cicatetto carregata d'amore casa mia, stupore, che cerca la felicità, a tre mesi non dorma più, una bocchella non li ascolta, gente decida ma l'uomo già fa.
E abbiamo anche una nostra conoscenza di LTV, siamo con la signora Rosa Iorlano, che è la mamma di Pino D'Arienzo, il cantante che oggi sta offrendo questa splendida giornata di musica alla casa di riposo Lonardo, ma che è anche ospite ogni lunedì della nostra emittente insieme al professore Antonio Sorgente. Signora Rosa, allora, mi vuole dire quanti anni ha? Perché io non ci credevo, sinceramente. 99. 99 anni, quindi tra un po' lei spegnerà 100 candeline, allora dovremmo fare una festa incredibile. Un altro anno sono 100, diciamo. 100, tondi. Ma che festa vuole fare? Che cosa vorrebbe fare per i suoi 100 anni? Non lo so, non ci penso che devo rispondere. Vabbè, ci penserà Pino a fare una bella giornata musicale. Lui è mio figlio, è tutore, accompagnatore, tutto lui. Signora, come passa il tempo qui? Chiuso in da quattro muri. In questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te, Romagna mia. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare, Romagna, Romagna mia, lontano da te non si può stare. Quando ripenso al giorno del ritorno, nella casetta mia tanto adorata, il cuore mio rivive nel ricordo, così felice e contento ripenso al momento che torno da te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore, quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella. Abbiamo anche la signora Daniela Villanacci. Signora, lei è giovane, 49 anni. Sì, ho 49 anni. Come si trova qui? Benissimo, bene. Sono brava gente. Sì, mi trovo bene. Ha qualche amico particolare qui con cui trascorre il tempo? A dire la verità, sono tutti amici. Sono tutta brava gente, sono tutti amici. Non uno in particolare. Che cosa le piace fare quando è qui? Veramente mi piace guardare la televisione. Programma che più le piace? Un po' di tutti, telegiornale a dire la verità, l'informazione. Signora Annina Battista, quanti anni ha? Ne tengo 85. 85, madonna, siete tutti proprio degli allegri giovanotti qui. Proprio assai. Signora, a chi è legata? La signora Angela, che cosa le fa fare? Io l'ho conosciuta prima, è una signora così amabile. Signora Angela, ma faccio dannare. Mi dà un sacco di strille. Mi faccia cattive, eh? Non è nessuno. Ecco, sì. Che cosa fa quando è qui? Che cosa faccio? Parliamo, cantiamo qua e pensiamo.
specie quando sta lei, il rosario è questo e quest'altro e quell'altro. Signor Clemente Di Caprio, quanti anni ha? 70 anni adesso. Ecco, 70 anni. Prima abbiamo fatto un piacevole equivoco. Lei ha detto classe 70, al che io dicevo il signore ha un anno meno di me. Però io mi sono spiegata perché lei ha detto classe 70, perché lei è abituato a dire classe e l'anno di nascita, perché che cosa faceva prima lei come lavoro? Sottufficiale. Ecco. Sottufficiale aeronautica. Aeronautica. Che cosa? Mi sa raccontare? Sono a Roma. Mi sa raccontare qualche episodio bello della sua vita? A Roma, al Ministero dell'Aeronautica, caserma Giovanni Romagnolo. E come mai adesso è qui? Se mi trovo qui con gli occhi. Perché lei non vede bene? Con gli occhi, non vedo proprio. Come si trova qui? Che cosa fa? Quando è qui, come trascorre il suo tempo? Male, mi trovo male. Si trova male perché? Vorrebbe tornare a Roma. Come si torna a Roma? Se non vedo più. Ma è sposato, ha figli? No, io sono scavolo. Ha parenti? Sì, i parenti vengono qua, viene mio nipote ogni tanto. Stamattina mi ha telefonato mia sorella, da Santa Maria Vico. Quindi non vivono qui? Non vivono qui, a Cepolone, a Maddaloni. Che cosa vorrebbe fare? Che cosa vorrei fare? Niente, passare il tempo. Mi sa raccontare qualche episodio di quando era nell'aeronautica, qualche episodio che le è rimasto a cuore? C'è un episodio che è rimasto a cuore, è che alla caserma Montezemolo, comando seconda regione aerea, caserma Montezemolo. Io ero di sottufficiale di ispezione il giorno di Pasqua, sottufficiale di ispezione. Allora venne un amico, aveva una presenza lì, dice qui comando io, voi non siete nessuno, mi disse tante parolacce. Allora io, che mai a capo posto, mi metto questo in prigione. Lo messo in prigione, poi dopo mezz'ora andai là, aprì e disse oggi è Pasqua, esci. Pasqua, uscì. Poi mentre che stavo pranzando venne con due bottigliette di vino. Due bottiglie di vino da un quarto mi portò. Lui stava in cucina. Per ringraziarla. Per ringraziarmi, sì. L'acqua della fontana è amara, amara, casi non era amara, casi non era amara. L'acqua della fontana è amara, amara, casi non era amara. Amore mio, mi via, e come giro come sul tepano,
e come ci rimani nella mia, ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella, e come ci rimani come zuppe e palla, e come ci rimani nella mia, ci vorrebbe una zitella per goder la gioventù. Come si porta bene sta vignanella, così sarai una donna, così sarai una donna. Come si porta bene sta vignanella, così sarai una donna, amore mio, quando zitella. E come gira come sono e palla, e come gira la ninella mia, ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. E come gira come sono e palla, e come gira la ninella mia, ci vorrebbe una zitella, così va la gioventù. E insieme a Pino D'Arienzo ad esibirsi anche Vincenzo Iadanza, che è un esterno alla casa di Casa Albergo, si trova per caso, ma ha voluto anche lei regalare qualche canzone a questi anziani. Anche se già ho parlato con il direttore della struttura per poter fare un pochettino a giro qualche un po' di musica qui dentro per le persone anziane che mi stanno tanto a cuore. Ecco, è bello regalare qualche momento di serenità a questi ospiti. Certo, se non facciamo questo, noi che abbiamo la possibilità fisica di poterlo fare, allora vuol dire che... Lei suona la chitarra, che repertorio propone? Io suono la chitarra, canto, io faccio un poco di tutto, dal classico napoletano, dal siciliano, dall'italiano, da un po' di spagnolo, insomma sono un po' autodidatta, però faccio tutte quelle canzoni che mi piacciono. Mio fianco si sdraiava, ci bruciava sotto il sole, t'assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. Ciao, 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 ciao. Sono tanti anziani, io alcuni li ho anche intervistati, sono tutti molto contenti di essere qui, una bella soddisfazione per te ma anche per tutto il personale. Per tutto il personale ma soprattutto anche per una crescita dell'azienda, giorno dopo giorno, come ti ho detto precedentemente, cerchiamo comunque di andare incontro un po' alle esigenze di tutti, cerchiamo sempre di fare il meglio, poi... La soddisfazione più grande è proprio l'affetto che queste persone provano per voi. Sì, e l'affetto perché giorno dopo giorno comunque loro comunque si affezionano sempre più a noi, anche noi a loro. Stai lontano da sto cuore, a te volevo pensiero, niente voglia, niente spero, a tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, you
Grazie a tutti.